crisi. È tutto per la nostra rassegna stampa. Noi ora vi parliamo di un'iniziativa culturale, quella dell'Università Popolare di Udine, che come tante realtà si è dovuta spostare online, ma continua le sue lezioni e le sue conferenze. Ne parliamo con la Presidente, vediamo l'intervista. È un'associazione che ha avuto origine dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, che nasce nel 1901 e un po' alla volta si è evoluta verso conferenze di vario tipo in ambito culturale che po possono passare dall'arte alla letteratura, alla musica, anche alla storia, alla filosofia, profili scientifici, ultimamente anche abbastanza all'economia. Voi avete diciamo, dei soci, degli iscritti, come funziona la vostra attività? Abbiamo un nucleo di iscritti, però le conferenze sono aperte a tutti. I soci sono circa un'ottantina in questo momento, ne abbiamo perso un po' qualcuno per strada perché durante ovviamente l'anno, diciamo dal marzo dell'anno scorso al dicembre abbiamo interrotto l'attività, avevamo in programma delle conferenze importanti che poi abbiamo realizzato online. Dopo la pausa estiva e visto che in sostanza la possibilità di riprendere in presenza non c'era e ancora per un po' non ci sarà, abbiamo deciso di continuare con questa modalità che sta dando buoni risultati. Avete ripreso appunto online la vostra attività? Quali sono gli incontri che avete già realizzato quest'anno e cosa avete ancora in programma? Un ciclo di storia delle religioni e che abbiamo iniziato con una conferenza in presenza, una conferenza introduttiva del professor Giovanni Filoramo. Poi c'è stata Anna Foa che ha parlato della professoressa Anna Foa che ha parlato del cristianesimo e poi c'è stato il rabbino Benedetto Caro Civiterbi che ha parlato dell'ebraismo e la settimana prossima ci sarà una conferenza sull'islamismo e poi avremo anche buddismo, induismo, taoismo. E poi ci sono delle conferenze singole, abbiamo avuto all'inizio di gennaio il professor Cottarelli, abbiamo avuto la settimana scorsa la professoressa Fornero, c'è un filone dantesco perché quest'anno è l'anniversario di Dante e quindi avremo il professor Tabarroni dell'Università di Udine. E avremo un'autorità assoluta che è il professor Zygmunt Baranski. E poi ci sono due conferenze che mi piace ricordare. Una è in materia di identità, anche identità culturale, che è un tema molto di cui si sente molto parlare di questi tempi. E l'altra è una conferenza, anche questo è un tema sta diventando di attualità sul funzionamento della mente, sulle trappole mentali, su come ragiona e come funziona il nostro cervello. La prossima lezione è giovedì 11 marzo con il professor Roberto Mancini. Se volete seguirlo, avere informazioni, basta andare sul sito dell'Università Popolare di Udine. Si parlerà dell'Islam e della costruzione dell'alterità tra il XV e il XVII secolo. Noi ora ci spostiamo a Trieste, ma facciamo un salto nel passato di qualche decina di milioni di anni. C'è un nuovo grande scheletro che